Se c'è un componente elettronico che ha portato a diverse scoperte scientifiche in diversi ambiti, tecnologici, applicativi, ingegneristici, pratici di tutti i generi, certamente questo componente non può che essere la valvola termoionica o anche il tubo a vuoto. Noi in questo video cercheremo un po' di capirne le caratteristiche intrinseche, il perché è stata così importante la valvola durante le scoperte scientifiche. Ora, noi possiamo far risalire la nascita della valvola termoionica agli studi di Edison. Noi sappiamo tutti che Edison, così come Tesla, furono gli inventori della lampadina. Ebbene, durante questi esperimenti in cui Edison studiava le sue lampadine, le sue lampade allora un pochino più grezze di queste, accadeva un fatto strano, e cioè che il bulbo delle lampade di Edison, quando gli inviava delle correnti, delle tensioni, si anneriva. Ed Edison cercò di capire perché queste lampade si annerivano durante l'utilizzo. E dopo diversi studi capì che il motivo era dovuto al fatto che il filamento interno alla lampada si surriscaldava a tal punto da emettere proprio degli elettroni, i quali erano proprio loro che andavano ad annerire il vetro. Questo è l'effetto termoionico, cioè un metallo quando viene riscaldato, viene eccitato, gli elettroni liberi di questo metallo acquisiscono un'energia a tal punto addirittura da uscire dal metallo. Ora, questo effetto termoionico all'inizio fu qualcosa di disturbo per, diciamo, le lampade di Edison. Però poi si capì che questa nube di elettroni che si formava attorno al, diciamo, al filamento poteva in qualche modo essere convogliata ed canalizzata attraverso, ad esempio, delle placche degli elettrodi. E questo è proprio il principio su cui si fonda la valvola termoionica, cioè la valvola termoionica, come possiamo ad esempio tracciarne qui uno schema, è fatta più o meno così, diciamo, c'è un bulbo di vetro, in questo bulbo di vetro diciamo è praticato il vuoto, perché questi elettroni che fluttuano, diciamo, nell'aria, nella valvola, non devono essere disturbati da particelle che si potrebbero trovare nei pressi lì della nube. C'è questo filamento che si surriscalda, surriscaldandosi questo filamento inizia ad emettere degli elettroni. Questi elettroni formano una cosiddetta nube spaziale di carica, una nube di carica che chiaramente, se non c'è qualcosa che li attira, questi elettroni fluttuano lì, diciamo, nel vuoto e poi dopo un po' di tempo ricadono subito sul filamento. Ora, l'esempio più semplice di valvola consiste proprio nel mettere una placca metallica, vedete, proprio in prossimità superiore di questi elettroni. E questa placca, naturalmente, se viene polarizzata ad una tensione positiva, questo è il cosiddetto anodo, se viene polarizzato ad una tensione positiva, il nostro anodo attira questa nube di elettroni e quindi convoglia un fascio, proprio qui si forma un fascio di una corrente, per l'appunto, di conduzione, che è proprio la corrente di anodo della nostra valvola. Questa valvola, molto semplice, molto rudimentale, prende il nome di diodo. Il simbolo elettronico del diodo, vedete sostanzialmente che cos'è? È una placca, qui abbiamo una placca, P, qui abbiamo un filamento, e poi ovviamente qui c'è la nostra corrente. Naturalmente questo filamento può essere di due tipi, cioè all'inizio il filamento era un filamento in cui il fascio di elettroni era proprio estratto dal filamento stesso, si parlava di surriscaldamento diretto. Poi, per motivi di qualità delle valvole, venne inserito un catodo, cioè il filamento si trova all'interno di un cilindretto e questo cilindretto, che è il nostro catodo, è proprio colui che emette gli elettroni, quindi li emette per riscaldamento indiretto, diciamo. Ora, nel nostro diodo abbiamo quindi due elettrodi, anodo e catodo. Il diodo è la valvola più semplice di tutte, diciamo l'impiego più tipico del diodo è quello di raddrizzare le correnti, perché capite che la corrente può scorrere solo in un verso, cioè nel verso che va dalla nube degli elettroni, dal catodo all'anodo. Quindi se io polarizzassi l'anodo in polarità, diciamo, negativa, allora la corrente non circolerebbe. Quindi questo viene impiegato proprio come raddrizzatore di correnti. E diciamo che questo impiego di raddrizzatore di correnti fu il primo impiego della valvola. Poi nel 1906 ci fu la scoperta da parte di Lee De Forest del cosiddetto triodo. Che cos'è il triodo? Il triodo è una valvola a tre
elettrodi. Ora, questa valvola come è costituita? È costituita nel modo seguente. Allora, qui riprendiamo il nostro schema della valvola, diciamo, generica. Qui abbiamo il nostro filamento che si surriscalda, poi qui c'è il catodo, K, catodo, il polo negativo, la nube di elettroni. Poi c'è la nostra placca in alto che raccoglie, convoglia gli elettroni, l'anodo. E qui il colpo di genio fu il seguente. Introduciamo tra il catodo e l'anodo una griglia, cioè qualcosa, che qui possiamo proprio immaginare come se fosse proprio una griglia, qualcosa che controlla proprio il flusso. Cioè, io se non mettessi questa griglia avrei un flusso costante, cioè avrei un flusso che può esserci o non può esserci, però non riuscirei a controllarlo questo flusso. Ebbene, introducendo questa griglia di controllo, io riesco attraverso una polarizzazione che sia maggiore del catodo ma minore dell'anodo, riesco proprio ad accelerare questo flusso di cariche, questa carica spaziale di elettroni, perché la griglia si trova proprio immersa negli elettroni che fluttuano qui nel vuoto. Ora naturalmente, un vuoto spinto tra l'altro, ora naturalmente se io polarizzo questa griglia con una polarità che sia maggiore del catodo ma minore dell'anodo, ovviamente quello che succede è che questa nube di elettroni viene accelerata verso la placca. Quindi c'è una corrente che posso controllare, questo è il colpo di genio. La valvola prende il nome proprio di valvola, proprio come se fosse un rubinetto dove io controllo il flusso degli elettroni, per l'appunto. Ora, questa griglia di controllo fu proprio, diciamo, il colpo di genio che portò alla valvola, impiegata tra l'altro come amplificatore di segnali. Perché capite che se il mio segnale di input è quello proprio tra catodo e griglia, allora io il segnale di output lo vado a prendere tra catodo ed anodo. Perché capite che un piccolo segnale, diciamo, alternato, per esempio, tra catodo e griglia, corrisponde ad un segnale maggiore alternato tra catodo ed anodo, diciamo, a grandi linee. Questo potrebbe essere un impiego come amplificatore. Ebbene, allora qui potete osservare, abbiamo una valvola qui. L'abbiamo messa qui, questa valvola, e noi vogliamo, per esempio, accenderla. Cioè, non vogliamo andare ad analizzare le tensioni, la griglia di controllo, il catodo, l'anodo e così via. Vogliamo semplicemente accendere il filamento della valvola per vedere un attimino come è possibile anche che la valvola si illumini. Allora, qui abbiamo il nostro alimentatore connesso già ai terminali della valvola. Anzitutto, le valvole presentano un codice intrinseco tipico che potete trovare nei vecchi manuali delle radio, nei vecchi manuali tubi a vuoto c'è uno standard. Qui per esempio abbiamo una valvola in cui è inciso un codice EL80. E sono delle valvole queste qui tipiche proprio in ambienti radio. Qui addirittura abbiamo preso in prestito il modulo di un canale del nostro oscilloscopio. Vedete che anche qui ci sono delle valvole in cui è inciso proprio un codice che ne definisce le caratteristiche. Addirittura queste valvole, per chi ricorda un po' gli albori dell'informatica, i vecchi calcolatori della prima generazione, che erano dei computer a valvole, ad esempio l'ENIAC, uno dei più grandi calcolatori della storia, che occupava circa il perimetro di un campo da tennis, era alimentato, pensate voi, da 18.000 di queste valvole termoioniche. Quindi immaginatevi il calore, il consumo, che è la manutenzione che ci voleva per gestire questo computer, che tra l'altro ha una potenza inferiore a quella che potrebbe avere una semplice calcolatrice. Quindi immaginatevi il progresso quindi della tecnologia. Questo computer, questo ENIAC, nasconde una storia, un aneddoto che oggi è diventato, diciamo, un modo di dire tra gli informatici, cioè il debugging, il bug. Che cos'è il bug? Ebbene, voi immaginatevi questo team di esperti, di informatici, di elettronici, alle prese con l'ENIAC. Allora che cosa succede? Mentre l'ENIAC sta elaborando il suo programma, i suoi calcoli scientifici, trigonometrici, per risolvere il suo problema, allora una falena, un insetto, va ad inserirsi all'interno delle valvole, perché gli insetti sono portati a nascondersi in questi luoghi. Allora quello che succede è che per l'eccessivo calore, allora la valvola scoppia, si brucia, e quindi il debugging è proprio questo, ricercare tra le centinaia, migliaia di valvole quella che si è bruciata, quindi togliere l'insetto e quindi sostituirlo con una nuova valvola. Ora, il debugging nell'ambito informatico sostanzialmente è semplicemente una ricerca di un errore nel codice, però risale proprio a questi albori. Ora, ritornando al nostro esperimento con la valvola, proviamo a accendere questa valvola. Qui abbiamo un amplificatore su cui possiamo dare, per esempio, 5 volts di tensione. Vedete che abbiamo una corrente che man mano si sta assestando sui 0,32 ampere. Ora, non so se lo vedete, ma quello che sta accadendo è che il catodo di questa valvola si sta illuminando. Questo vuol dire che in questo momento c'è questa nube di elettroni che sta fluttuando all'interno della valvola, però siccome non abbiamo connesso gli altri terminali, la placca, le griglie e così via, questa nube di elettroni naturalmente sta lì, svolazza nella valvola, e noi se chiudiamo il nostro alimentatore questi elettroni vanno a finire di nuovo nel filamento. Ora però il triodo nasconde un problema.
Il problema del triodo, come venne scoperto poi successivamente, in sostanza risiede nel fatto che, avendo inserito una griglia tra il catodo e l'anodo, si creano degli effetti capacitivi, cioè ad alte frequenze questa griglia inizia ad introdurre dei disturbi, ci sono delle reattanze intrinseche che danno dei disturbi ad alta frequenza. Quindi diciamo quello che si fece poi successivamente fu di introdurre una valvola a quattro elettrodi, il cosiddetto tetrodo, in cui abbiamo la nostra, quindi prendiamo la nostra valvola, qui c'è il nostro filamento, qui c'è il catodo, K, questo è il filamento F, poi c'è la placca, il nostro anodo, poi c'è la griglia di controllo, questa qui, e poi qui diciamo è stata introdotta un'ulteriore griglia che si chiama la griglia schermo, che funge proprio da schermo, un po' come gli schermi dei carri coassiali, cioè un qualcosa che eviti gli effetti, diciamo, capacitivi, intrinseci ad alta frequenza. Queste valvole a tetrodo sono un po' più raffinate dei triodi, perché essendo valvole a più griglia, ovviamente, riducono gli effetti, i disturbi. E poi si è proseguito introducendo un'altra valvola, che diciamo è quella più perfetta, ed è il cosiddetto pentodo, che viene impiegato oggi negli amplificatori in molti contesti. Il pentodo, diciamo, è una valvola che, diciamo, qui riprendiamo di nuovo la valvola, il nostro filamento, il nostro catodo, il nostro anodo, la griglia di controllo, la griglia schermo. Allora, quello che succede è che, diciamo, man mano che aumentiamo la frequenza, iniziano ad evidenziarsi dei disturbi. Addirittura nel tetrodo c'è un disturbo di correnti inverse, perché si viene a creare un effetto, diciamo, di disturbo ad alta frequenza tra lo schermo e l'anodo. Quindi qui quello che si fa è introdurre un'altra griglia, la cosiddetta griglia di soppressione, il soppressore, che diciamo raffina anch'esso questi disturbi. Ovviamente si potrebbe continuare ad inserire delle griglie, però ci si è fermati un po' al pentodo, che rappresenta, diciamo, la valvola più perfetta rispetto alle altre. Addirittura queste valvole ora le troviamo impacchettate in un unico bulbo con più nuclei di valvole, cioè abbiamo delle valvole a multicore, come potrebbe essere un processore, cioè in un unico pacchetto ci sono più filamenti, più griglie, più moduli di valvole, e sono le valvole multiple. Ora queste griglie qui ad esempio si intravedono nelle nostre valvole, però qui addirittura ne abbiamo aperto una, qui vedete che c'è questa valvola che sta svolazzando nello spazio interplanetario di questa stanza, e potete osservare da vicino quelle che sono proprio le griglie di questa valvola. Vedete, qui abbiamo il catodo, che è quello che è più chiaro al centro, poi qui vedete tutte le griglie che sono state attorcigliate attorno a questi fili, a questi elettrodi e così via. Qui questa valvola è stata aperta perché non era funzionante, però l'abbiamo, diciamo, ne abbiamo dato una visione interna di come è costituita, per capire un po' qual è la logica, qual è la struttura della nostra valvola. Con questo possiamo dire di aver dato perlomeno un ampio ventaglio di come la valvola funziona. Magari in un altro video vedremo proprio come utilizzare questi segnali amplificati dalle nostre valvole.